Bologna-Inter, le formazioni ufficiali diretta Serie A. Cielo plumbeo e pioggia battente a Bologna a pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter. Guarda il video con le ultime del nostro inviato, Andrea Ramazzotti. Inter, 3, 5, 2, Onana, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens, Lukaku, Lautaro Martinez. Bologna, 4, 2, 3, 1, Skorupski, Posk, Sosa, Lukumi, Cambiaso, Skouten, Dominguasi, Orsolini, Ferguson, Soriano, Vero. Bologna-Inter sarà diretta da Daniele Orsato della sezione di Schio, assistenti Colarossi e Capaldo con Perenzoni quarto uomo. Alvar Marini, assistito da Muto. Il Bologna ha vinto la gara interna dello scorso campionato contro l'Inter, dopo una serie di 15 incontri casalinghi in cui non aveva trovato il successo contro i nerazzurri. I rossoblu potrebbero battere l'Inter in due sfide al Dall'Ara di fila in Serie A per la prima volta dal 1999. L'Inter, però, va in rete da 7 partite di fila contro il Bologna in Serie A. Parziale in cui ha realizzato ben 20 reti, inclusi due successi per 6-1, l'ultima rete inviolata emiliana risale all'1-0 del 3 febbraio 2019, deciso da Federico Santander. Bologna, 4-1, 4-1, Skorupski, Posk, Soumaoro, Lukumi, Likojiannis, Skouten, Orsolini. Ferguson, Dominguasi, Soriano, Vero. Allenatore, Motta. Inter, 3, 5, 2, Onana, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens, Lukaku, Lautaro. Allenatore, Inzaghi. Bologna-Inter sarà trasmessa da DAZN e da Sky, sui canali Sky Sport Calcio, numero 202, e 240 satellite. Sky Sport 4K, numero 213, del satellite, Sky Sport 1, numero 201, e Sky Sport, numero 251, e 271 del satellite. In streaming la partita sarà visibile su Sky Go, Now TV e sull'app di DAZN. Cronaca testuale su www.gazzettaitaliano. Torna l'amaro nelle bocche dei nerazzurri, impegnati al Renato Dall'Ara dove lo scorso aprile l'Inter ha subito la fatale rimonta nel turno infrasettimanale contro il Bologna. Con tanto di errore sull'asse Ivan Perisic e Onut Andrej Radu. In questo 2023 la squadra di Simone Inzaghi fa visita a quella di Thiago Motta con l'obiettivo di non ripetere la brutta prestazione di 10 mesi fa. Perché da difendere c'è il secondo posto in campionato.